Buongiorno mondo, sesto giorno, siamo qui a Ögösen, questo è quello che si vede dalla finestra. La temperatura esterna è di 2 gradi, quindi in realtà già promette abbastanza bene. Oggi andiamo a fare una visita veloce a Ögösen, facciamo qualche foto ai tetti colorati, perché dopo ci dobbiamo dirigere verso Bergen. Bergen, ragazzi, e lì dicono che c'è neve, quindi ci dobbiamo preparare e quattarci bene, e soprattutto anche il bomber. Colazione fatta, adesso abbiamo visto un po' l'itinerario da fare qui a Ögösen. L'ufficio turistico ci ha dato un po' di dritte, quindi siamo pronti, la moto sono cariche, andiamo in un punto panoramico della città e dopo proseguiamo vicino al porto, perché è veramente figo e si possono fare un sacco di contenuti belli. Check out fatto, adesso moto sono qui, sono pronte, punto di vista panoramico. Quanti chilometri sono? 3 chilometri, easy. Dai, siediti bene Marcolino. Guardate che sfondo che abbiamo qua, mamma mia, quando arrivi in moto non vedi niente e poi ti si apre. Ragazzi, vi abbiamo preparato delle immagini. Raga, immagini spettacolari. Ricky ha fatto un po' di off-road. No, erano belle quelle zone lì per fare delle foto, quelle lì che non si vede. Tipo lì, no? Però ecco, vorrei precisare una cosa, ragazzi, i vlog sono fondamentali per raccontare tutto quello che stiamo facendo, ma ovviamente poi non è che usciranno i contenuti quelli seri, cioè ci sarà un video emozionale che comunque racconterà il tutto con delle immagini suggestive. Esatto. I vlog della GoPro prendeteveli per stare con noi in viaggio, ma no, anche perché nel montarli, cioè la sera siamo veramente cotti, ieri è finito 1:30 alla fine per cercare di buttarli fuori, però con una parvenza di, cioè devono avere almeno un senso, però buttiamo su le cose senza starli troppo a sistemarle precise, così almeno riuscite a vederli nel miglior tempo possibile. E dopo questo spettacolo, dopo un po' di foto, noi proseguiamo il viaggio. Ciao! Ciao! Sto andando nell'ufficio turistico di Visit Ögösen. Ora ospiti, scusate, dell'ente del turismo qui a Ögösen direttamente. E buona. Ecco. Ragazzi, questo è il loro ufficio. Bellissimo. Cioè, giusto così per gradire. Ho regalato una maglietta. I'm a bike. Ögösen, Norway. Andata veloce, siamo a Ögösen, siamo entrati in un ristorante. Vorrei farvi notare questa cosa carinissima. È uso e consumo mettere delle coperte calde all'interno dei locali pubblici per far sì che la gente si possa riscaldare. Abbiamo mangiato in questo posto, cosa veramente, veramente bella, che noi pensavamo di spendere tipo 100 euro. Soldi. In realtà, dall'anno, ok, questi tutti i ristoranti fanno praticamente un'offerta un po' speciale e abbiamo mangiato con Veggie Burger. Questa non è fortuna. Ricordiamo direzione Berlino.
strada perché probabilmente è elevata e non è molto, molto, molto praticabile. Facciamo due scatti al volo e poi partiamo perché ci vogliono circa 3 ore, dobbiamo prendere anche un traghetto. Allora, siamo sul Disney Bridge qui a Uggeser, lì che ha fatto un paio di scatti e sta tirando la netta, un bel vento, fa fresh fresh. E niente, adesso ripartiamo, andiamo verso Bergen. Me? Bergen. 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 Allora, direzione Bergen, sono imbottiti in questa strada e in questo laghetto. Furevatnet! Il nome è questo. È tutta acqua potabile, quindi si può né campeggiare né nuotare. Questo che sembra plastica del tag. L'abbiamo provata? Cioè io l'ho provata, Ricky mi ha costretto. E vuoi bertela? Chinati, so che se fai fatica. Che cazzo faccio a chinarmi? Oh, vabbè. Che stile! Che stile! Com'è? Ha un sapore strano. Di cosa sa? Non sono ancora morto, quindi in teoria è veramente potabile. Se non vedete più vlog perché non era potabile. Ragazzi, il clima della Norvegia è arrivato, stiamo andando bene bene bene. Argentino albergo a Bergen, ragazzi, guardate che bello, gigante, 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 San Vito Hotel, yeah. Due stanze anche oggi e noi ne abbiamo clinata una, però abbiamo guadagnato dei patatoni. Probabilmente un giorno in più, ragazzi, staremo qua un giorno in più perché di roba da vedere qua ce n'è davvero tanto, lini con gli affreschi qua, ma che roba, carino dai. Siamo all'ottavo piano, si vede qualcosa? Ho dimenticato di chiudere il video di stasera perché eravamo un po' stanchi, abbiamo perso un botto di tempo per il parcheggio perché non riuscivamo a trovare un parcheggio per le moto. Tra 11 minuti andiamo a mangiare, sono circa le 9:15 e oggi è stato bello, tempo bello e siamo davvero contenti. Paesaggi spettacolari, moto è favoloso, ho fatto un bel po' di riprese con la GoPro e ne metterò poi in questo vlog. Buongiorno. Sera, Bergen. Sta nevicando. Sì. Sta nevicando e adesso cerchiamo qualche posto per andare a mangiare. Che figo. Prada. La forfora. No, non il Prada. La neve intendo. Il Prada c'è una faccia di merda. Cazzo di Prada. Cioè. Che vedo Prada ovunque.